Buonasera Claudio. Buonasera a lei. Allora, qual buon vento si dice a Roma? Cioè, cosa ti porta qui? No, qui a Roma, qui a stare in questo posto. Perché a Roma ci sei da tanti anni, ma non sei stato sempre qui, è chiaro, no? Sì. Senti, noi volevamo fare un'intervista particolare stasera. Parlare di cose che interessano a te. No, giusto? Giusto. Ecco, argomenti che solo tu puoi dire quali sono. Se lei è un giornalista... Posso farti delle domande, ma tu mi devi dare un tema. La tema lo sceglie lei. Ma io ti posso dire, per esempio, visto che tu sei albanese, macedone, kosovaro, non so esattamente... Cosa si sta muovendo in quella regione adesso? Ah, una bella domanda. Come sapete tutti, quella regione era una regione devastata. Lo credo. Sempre sottomessa, poveretta. Sì. E se lei vuole sapere qualche cosa di politica o di che cosa, o quello che è successo là... Ma anni fa c'è stata la rivoluzione lì, hanno deposto... Sì, diciamo una rivoluzione, lo chiamiamo una rivoluzione, ma non era una rivoluzione. Mm. Lì era una guerra civile. Guerra civile addirittura? Guerra civile. In uno stato così piccolo? Tra le tante etnie. Ah, ecco, ecco. E tante confessioni. Che ci sono e sono anche ancora adesso tuttora. Allora lì era creato uno stato artificialmente stato, una nazione che non esisteva mai e non esiste ora di per sé. Praticamente era creato uno stato negli anni della prima guerra mondiale, dopo la prima guerra mondiale era creato uno stato artificialmente. Praticamente che pretendevano in quell'epoca fra etnia serba, croata e slovena. Ok? Era creato un tipo federazione di tre stati e si chiamava Jugoslavia. Sai perché si chiamava Jugoslavia? No, il nome non lo conosco. Quindi i popoli hanno provenienza dai slavi. Ah, ecco, quindi sono slavi di etnia. Slavi di etnia, praticamente la provenienza di loro è delle Carpate Russe, che praticamente loro sono arrivati nel quella area, diciamo, nei secoli molto primi, tipo come emigrati, che non sono i popoli autoctoni, praticamente venivano dalle parte russa lì, perciò prima di venire loro lì come razza, come popolo antico, erano i liri. Ah, i liri, è vero, i liri. L'antica, i liri di allora, oggi gli albanesi. Albanesi. Allora, come che erano molto numerosi, gli albanesi erano costretti a stringersi verso Adriatico. Praticamente loro hanno creato praticamente uno stato artificialmente chiamata Jugoslavia. Jugoslavia. Sì, ma Jugoslavia prende Croazia. Slovenia, che partevano Serbia, i popoli slavi hanno creato uno stato artificialmente Jugoslavia. Dopodiché è durata poco, negli anni 40 è cominciata la seconda guerra mondiale, praticamente ci sono cambiate anche le idee, la politica e tutto il resto. Praticamente dopo Seconda guerra mondiale, quando è finita dopo Seconda guerra mondiale, ci sono creati altri stati, altre regioni,
praticamente è diventata seconda Jugoslavia. A tutta pezzi, tutta divisa. È creata uno stato sempre chiamata Jugoslavia, però era creato di altre etnie. Altre etnie. Praticamente facevano parte stessi croati, sloveni e i serbi. Serbi. Poi facevano parte i macedoni. Montenegrini, Montenegrini, i bosniaci, bosniaci. Il Kosovo era rimasta sotto dominio di Serbia. Praticamente Serbia. E tutti gli altri popoli che erano numerosi, diciamo, anzi meno numerosi di albanesi, cioè praticamente ci sono creati le, come una nazione, diciamo, lì. Gli albanesi, per motivi politici e motivi vari, hanno lasciati sotto dominio serbo. Serbo. Allora, dopo rivolta dei degli albanesi in quell'epoca, negli anni 60-70, soprattutto nell'anno 74, dopo la rivoluzione albanese in Kosovo, che volevano gli stessi diritti come avevano i serbi croati, che di essere sotto dominio jugoslavo sì, ma di essere conosciuti come una nazione, diciamo, autonoma. Allora, dopo tutto questo, allora hanno cambiato la costituzione jugoslava in quell'epoca. Nel 74 Kosovo diventa una regione autonoma, politica e economica. Tutto ciò è durato pochissimo. Negli anni 80 gli albanesi volevano qualche cosa in più. Gli albanesi volevano la democrazia. Gli albanesi erano contro il comunismo. C'erano i cinesi a quell'epoca. Certo, ma gli albanesi erano gli albanesi che hanno erano contrari del comunismo, del sistema chiaro, comunismo. Chiaro. All'epoca volevano multipartitismo. Il Kosovo essere staccata dal membro federazione, essere una repubblica sia. Dopo di queste richieste kosovara, i serbi hanno dovuto usare la forza contro volontà di un popolo di circa più di 2 milioni di abitanti. Ah. I serbi l'hanno dovuto usare la forza, allora sono andati in oltre, non occupare solo il Kosovo, a occupare anche le altre regioni in ex Jugoslavia. Praticamente viene l'idea del famoso Milošević di quell'epoca, che voleva fare uno stato, una nazione, che voleva dire tutti i serbi vivere in uno stato. Praticamente voleva fare il sogno della Serbia, fare uno stato grande, serbo, etnico, pulito, grande Serbia. Ma senti, ma Serbia ha caratteristiche diverse da Kosovo. Certo, abbiamo tra Kosovo e Serbia una differenza fra i cinesi e gli italiani. Cioè, i kosovari, gli albanesi, hanno una cultura diversa. Diversa. Lingua diversa, tradizioni diverse. Quindi non niente da fare. Gli alfabeti sono diversi. Tutto diverso. Tutto diverso. Tutto diverso. È tutto lì. Senti, ma quando c'è stata poi quella rivolta famosa negli anni 90, è salito al potere democraticamente quel poeta scrittore, che è successo in Albania? Chi ti è? Ricordi quel poeta scrittore che era un giornalista, che era un... chi era? Come si chiama? Ho capito, Kadare. 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 Lui non si occupava tanto con la politica quanto con le letterature, ma nel tempo del comunismo lui era costretto a scappare via, come tanti albanesi, andare in immigrazione, perché la vita era tosta. Adesso noi stiamo parlando per l'Albania,
Io prima ti stavo parlando per l'ex Jugoslavia. Ah, per l'ex Jugoslavia. Da dove provengo io. Chiaro, chiaro. Anche cioè, se come origine... di origine sono albanese, ma tu mi hai fatto una domanda per Kosovo prima, adesso mi chiede per l'Albania, io ti ho risposto per l'Albania. Che Kadare era un famoso scrittore, un famoso poeta. Poeta. Lui era costretto a scappare via dal regime comunismo in quell'epoca. Tutto lì. Quindi quando c'è stato disgelo e separazione ideologica e si sono fatte le elezioni democraticamente, sì, in Albania è stato eletto presidente Kadare. È sì, così? Però lui era molto stretto al regime comunista in quell'epoca. Ah. Non si poteva fare una cosa di genere. Non si poteva fare. Se andiamo in democrazia non devono essere quelli che erano prima. Eh no, è normale, la maggioranza deve vincere. Come lo chiami, una democrazia che in governo viene un'altra volta il comunismo. Tutto lo lì. Sai qui che hanno... Scalfaro, lo conosci Scalfari? Sì, lo conosco. Sai che era direttore, fondatore di Repubblica, ha detto che in Italia c'è una democratura. Appunto. Sai cosa vuol dire? Democrazia, dittatura, eh? Sì, vabbè. Quelli ogni stato succede. Ogni stato succede così. Eccetera, eccetera. Cosiddetta democrazia, ma... A modo di dire, solo all'acqua di rose, sì, eccetera, eccetera. Sì. Senti un po', ma lì ci sono stati poi durante gli anni di guerra, sì, in Kosovo, fra Kosovo e Serbia, genocidi, sì, stupri di donne. Io ti avevo anche detto prima che la idea di Milošević era di cacciare via tutti, fare pulizia, che non erano come lui. Una bella pulizia voleva fare, una pulizia etnica. Uno stato etnico serbo pulito e poi normalmente è stato anche genocidio. Si può fumare tra me e sì, mentre fumo. Eh certo, aspetta, ti accendo io. Maraviglia. Ti fai foto alla gente? A te no, vattene! Ah sì? Sì, te ne puoi andare, a te non ci interessiamo, capito? A te? No. A te non ci interessi. Puoi andare libero, ciao! Buonanotte, buonanotte! Cancella tutto, ricominciamo di nuovo.